seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Ciao a tutti, vediamo velocemente come fare mi serve dell'icoli e quindi per una ricetta. Questa è la pasta madre che ho rinfrescato, ne ho tolto un pezzettino, la lascio lievitare. Mi è avanzato questo pezzettino, per non buttarlo ci farò velocemente un licoli. Allora, il licoli ha un'idratazione del 100%, quindi di solito ci si arriva dalla pasta madre solita in 2 o 3 volte mettendo, che so, un'idratazione dell'80%. Io andrò più, un pochino più veloce, quindi qui invece di 25 grammi di acqua ne metterò un po' meno, 23 ma anche 22, adesso vedrete quando l'ho ripeso un pochino con le mani si toglie, e quindi invece di 25 grammi di acqua avrò messo 22 grammi. Quindi lo porterò quasi subito poi con un altro rinfresco al 100% di idratazione. Ora ci metto la farina, quindi 25 grammi di farina. Ok, la tolgo un po'. E giro, qui sono 26, va bene lo stesso. Perché poi un pochino perde con la forchetta, giro con la forchetta così semplicemente, quindi creerò il mio licoli in 2 passaggi, perché poi lo lascio aumentare di volume, aspetto che si formano le bollicine e rinfrescherò di nuovo con la dose giusta di acqua. Però se volete farlo anche in 3 passaggi potete farlo mettendo un pochino meno di acqua e arrivare al 100% di idratazione piano piano. Io faccio così e vi farò vedere che comunque poi il licoli sarà molto attivo con questi 2 passaggi. Bene, eccolo qua, sono passate 3 ore all'incirca, potete lasciarlo anche 4 ore. Come vedete che si formano le bollicine una volta cresciuto e poi inizia la fase del collasso, potete rinfrescarlo. Io adesso farò un altro rinfresco, questa volta di 50 grammi, quindi l'ho sbattuto bene prima con la forchetta e poi ho tolto 50 grammi. E adesso lo porterò all'idratazione giusta. Naturalmente questo è un esempio, potete anche iniziare con 50 grammi direttamente, con 40 come volete. Quindi adesso 50 grammi di questo licoli e metterò 50 grammi di acqua, arrivo a 100 e poi aggiungo i 50 grammi di farina. Prima sbatto, lo sciolgo bene con la forchetta e poi ci aggiungo la farina e lo giro per benino. Vedete, faccio uscire le bollicine prima di mettere la farina. Ecco qua, adesso scusatemi, mi è saltato la sequenza di quando mettevo la farina. Lo rimetto nello stesso bicchiere, gli ho dato una pulitina senza lavarlo perché va bene lo stesso, ed eccolo. E quindi qui abbiamo 150 grammi di licoli che adesso coprirò con la pellicola, ci faccio i forellini, naturalmente tutto a temperatura ambiente perché mi serve da usare, quindi se invece volete conservarlo poi una volta cresciuto lo metterete in frigo. Lo lascio, eccolo qua, dopo 3-4 ore vedete che belle bollicine, il mio licoli è bello pimpante e pronto da usare per le mie ricette, per il pane. Se vogliamo possiamo fare anche un altro rinfresco ancora. Bene amici, vi ringrazio della visione di questo piccolissimo video, ciao a tutti, ci vediamo prossimamente, ciao ciao! The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.